Sarà davvero un pomeriggio impegnativo quello di sabato all'Evan e sul tavolo l'argomento che riguarda le dighe, ma visto da un altro punto di vista che non è quello della costruzione, dell'innalzamento, ma della pulizia. Di che cosa si tratta? Dunque, le dighe sono occupate ormai nei 60 anni dalla loro costruzione, si sono imbottite di 12 milioni di metri cubi. In particolare davanti alla, se uno guarda Ponte Buriano, ci sono alcune foto che mostreremo nel convegno che voi già avete, si vede che sotto l'acqua, come si dice, niente, cioè c'è solo fango. Quello che noi si vede ora in quelle che ci appaiono piene, o quando si vede il, insomma, l'alveo bello pieno, di fatto è riempito di fanghi, 12 milioni di metri cubi, quindi un'enormità, tali da aver determinato una serie di cambiamenti anche nella struttura fisica e geografica della Toscana. Pensate che l'Arno, Bocca d'Arno, nella parte più a nord è arretrata di quasi un chilometro e la mancanza del trasporto solido del fiume ha creato un'enormità di problemi lungo tutta la costa, tant'è che c'è un'interlocuzione anche con i sindaci della costa toscana, che le spiagge si sono impoverite, sono arretrate perché gli manca questo trasporto solido, che è dentro queste due dighe. Io quando ero in regione sollecitai il rapporto anche con la provincia, con il grande apporto sia del presidente Ceccarelli che dell'ingegner Cardinali, che tra l'altro presiderà il convegno, si arrivò alla fine con uno stanziamento regionale, l'impegno della provincia a fare i carotaggi di questi fanghi. Quindi li abbiamo analizzati e io non ho in mano le analisi, ma da sempre l'indicazione è tale per cui siamo di fronte a un'azione possibile, cioè non siamo di fronte a un rischio ambientale gravissimo. Ma rispetto a prima, quando la questione si affrontava con un sistema di raccolta fanghi che comunque avrebbe determinato delle torbide, degli elementi di inquinamento, perché la draga, quando draga, porta su e porta via materiale e ne rilascia dalle parti laterali, anche le migliori draghe, rispetto a prima adesso siamo di fronte anche a una nuova tecnologia che mi ha fatto, come dire, ripartire con molta più determinazione insieme a tante associazioni del Val d'Arno che si sono sensibilizzate a questa iniziativa, perché finalmente siamo in condizione di fare il dragaggio senza draghe. Cioè siamo di fronte a una tecnologia che non crea torbide, che non crea alcun problema e che rispetto alla fase precedente recupera non più il 40-45% della sabbia lì contenuta per un nuovo uso, ma ne recupera oltre l'80%. Quindi c'è anche una svolta tecnologica toscana, tra l'altro, brevetto mondiale, che determina il fatto che questa può diventare un cantiere, un'opera pubblica di straordinario valore, di grande opportunità lavorativa, di pulizia ambientale e, ripeto, contemporaneamente dell'apparizione a livello internazionale di una straordinaria tecnologia. A livello dei costi, sfangare l'Arno, diciamo così, potrebbe essere più conveniente o semplicemente anche più utile dal punto di vista ambientale piuttosto che costruire nuovi pezzi di dighe o alzare quelle che ci sono? Dunque, sfangare è un obbligo. C'è una legge fortunatamente fatta dal governo Monti che obbliga tutti i gestori di tutti i bacini di questo paese a comunque sfangare. Cioè o lo fanno o lo fanno fare, ma devono liberare i fanghi dalle dighe. Perché il paradosso è che la diga che fa ad esempio energia elettrica pulita e rinnovabile diventa un elemento climalterante, da noi meno, ma al nord ormai c'è una nebbiolina di metano che sta sopra le dighe che è derivata dalla macerazione di quanto si è accumulato nel fondo della diga, cioè stiamo arrivando al paradosso. Ma è evidente che se tu non togli i fanghi, la diga non lamina le piene, quindi non protegge il Val d'Arno, per 12 milioni di metri cubi è tantissima roba, tanto per capirsi, e contemporaneamente se non lamina le piene ha anche un altro aspetto, consente una minor produzione di energia elettrica
e ulteriormente non depura l'acqua in maniera adeguata, cioè un fondo sabbioso non depura come un fondo sassoso. E quindi sono tutti elementi fondamentali. Quindi questo è il primo elemento. Poi i costi però, che apparivano proibitivi, oggi non lo sono più, per mille motivi. Perché appunto se raddoppiamo il doppio, se prendiamo il doppio di sabbia di quella che recuperiamo, automaticamente ci troviamo di fronte anche a un valore. Non è che in questo momento per ripascere le coste della Toscana si va a prendere la sabbia dal Po, che tra l'altro è una sabbia di colore grigio scuro, completamente diversa a livello di colore, non solo, ma è ormai diventata inerte, per cui non tiene, non fa collante, per cui la metti nell'acqua è come se tu la sciogliessi con lo zucchero in una tazzina di caffè. Quindi a maggior ragione, e questa roba costa, sono centinaia di milioni di euro di investimenti ogni anno per ripascere le spiagge toscane, non si vede perché non debba essere fatta con la sabbia che ci doveva essere. Da ultimo si può ricreare la filiera dei cavatori, con cui ci auguriamo di trovare un'alleanza, perché i cavatori hanno bisogno di sabbia, non è che cavano perché hanno la mania di fare i buchi, gli interessa averla la sabbia per la costruzione, quindi in un'alleanza di questo genere anche questo è un altro valore. Quindi, e via discorrendo, perché su questo ormai stiamo lavorando, in particolare con il gruppo Giga, di cui io sono vicepresidente, a un lavoro di ricerca impegnativo proprio su tutti gli usi di questi materiali. Quindi una lunga storia, ma ripeto, ora ci vorrebbe solo che qualche incrostazione mentale a proposito di fanghi secchi si rimuovesse, speriamo che con la prima acqua autunnale anche questo si sciolga.